Il MIBAT concede il patrocinio a Lezione di Storia, il ciclo di 3 appuntamenti magistrali voluto dal CDA dell'Associazione Tema in collaborazione con Edizione La Terza, che domenica 9 ottobre, domenica 23 ottobre e domenica 13 novembre porterà sul palco del Teatro Mancinelli di Orvieto 3 protagonisti della storiografia italiana. Di questo si è parlato nella mattinata di martedì 6 settembre con il sottosegretario ai beni culturali e al turismo Antimo Cesaro e la deputata del gruppo di scelta civica Adriana Galgano, che hanno fatto visita al teatro cittadino, conoscendo lo staff dell'associazione Tema e prendendo visione della bozza del cartellone che sarà presentato. Visito un teatro di grande tradizione, ma anche perché la offerta culturale di questo teatro si è arricchita quest'anno di 5 appuntamenti straordinari, gratuiti, aperti alla comunità, per cercare di andare oltre quella che è la normale programmazione di un'istituzione teatrale. I 5 appuntamenti saranno 3 lezioni di storia, promossi insieme alla Terza, e 2 appuntamenti nella rassegna commemorazioni, uno contro la violenza sulle donne, tema particolarmente avvertito e di grande sensibilità, e l'altro il ricordo della Shoah. Ora, già considerare i sacrifici cui deve sottoporsi l'ente gestore di un teatro, la fondazione, l'associazione Tema, qui ci, come dire, riempie di orgoglio per chi si dà da fare per mantenere viva un'istituzione come questa. Addirittura che si pensi di ampliare l'offerta culturale all'insegna della gratuità non può che sollecitare anche l'attenzione del Ministero, come è accaduto, a dare innanzitutto il patrocinio, ma anche, e qui è il senso della mia venuta oggi ad Orvieto, proprio la vicinanza, la simpatia nel senso greco del termine, no? Cioè darci forza insieme, soffrire anche un po' assieme per i tagli che la finanza pubblica talvolta ci impone per le istituzioni culturali, ma anche offrire il plauso convinto delle istituzioni, del governo, ma anche credo della Commissione Cultura del Parlamento, quindi di tutte le istituzioni. Qui sono accompagnato dalla collega Adriana Galgano, per quanto di buono si cerca pur tra tanti sacrifici di fare. Veniamo alla rassegna, commemorazioni. È una rassegna che è stata fortemente voluta dalla direzione artistica, condivisa dalla governance del teatro, ed è aperta innanzitutto alle scuole del territorio. Infatti stamattina sono presenti i dirigenti scolastici dei licei di Orvieto e degli istituti comprensivi. Per la profondità dei contenuti che saranno affrontati nelle lezioni di storia ci rivolgiamo innanzitutto alla secondaria superiore. Credo che sarà un grande arricchimento per i ragazzi che dovranno affrontare l'esame di Stato e per quelli che dal terzo anno delle scuole superiori in poi affronteranno alcuni temi di storia e avranno modo di confrontarsi con significative presenze della nostra università che verranno qui ad Orvieto tramite la casa editrice La Terza. Gli altri 2 appuntamenti, mi sembra anche superfluo spendere troppe parole, ma oggi il tema della violenza sulle donne è particolarmente avvertito, non è mai superfluo insistere su questo tema, anzi, e l'altro il ricordo, la giornata della memoria. Ecco, 5 appuntamenti, mi fa piacere sottolineare ancora una volta, all'insegna della gratuità. Oltre agli studenti potranno partecipare chiunque vorrà. Sono convinto che la città di Orvieto risponderà molto positivamente a questa sollecitazione e noi come Ministero dobbiamo cercare, quest'anno abbiamo dato il patrocinio, eventualmente di preoccuparci, di sostenere anche più concretamente di quanto quest'anno si è riuscito a fare iniziative come queste. Non manca il sostegno dell'amministrazione comunale, dei parlamentari della regione. E quindi mi sembra ancora una volta una testimonianza di una comunità che si ritrova attorno a un suo cuore pulsante culturale che deve essere preservato, salvaguardato, valorizzato.
mi diceva prima il presidente dell'associazione e anche il direttore artistico che come ogni anno ci sono preoccupazioni anche in vista della prestigiosissima rassegna di Umbria Jazz Winter, e le preoccupazioni oggi sono aumentate perché molti sponsor stanno cercando, io dico anche con giusta preoccupazione, di orientare la loro generosità alle zone terremotate. E questa è una grande preoccupazione che deve essere salutata ovviamente con favore. Contemporaneamente questo ci riempie ancora più di responsabilità per cercare di non gravare, pur dovendo far fronte a questa necessità così incombente, sulla programmazione culturale di qualità della città di Orvieto. E quindi sentiamo maggiormente il senso della responsabilità tutti quanti perché si possa continuare questa tradizione così significativa e di così significativo impatto turistico, perché poi la cultura è anche da leggere come economia della cultura. Una città come Orvieto ha nel suo DNA una destinazione per un turismo culturale, ma oltre alle evidenze storico-artistiche, architettoniche, di cui la città gode, è chiaro che il turista oggi, soprattutto un turista culturalmente elevato e di alta gamma, che frequenta l'Umbria e la città di Orvieto, sente la necessità di un'offerta culturale degna di questo nome che possa rappresentare un valore aggiunto rispetto a quello che la città offre sulla base del suo sedimentato storico. Tutto questo rappresenta una sintesi che, sulla quale vale la pena riflettere insieme a tutti gli interlocutori istituzionali e non presenti sul territorio e nella cittadina. Antimo di essere venuto per questa iniziativa e lo ringrazio soprattutto per essere un uomo di grande cultura. È la persona giusta nel posto giusto e questo era l'obiettivo del nostro gruppo, di mettere persone competenti nei posti importanti, e noi pensiamo che la cultura sia l'elemento più importante, perché la cultura è alla base dell'identità di un popolo, è un potente sviluppo della società e è anche un potente volano di sviluppo economico. Noi di questo ne siamo fortemente consapevoli e io lo ringrazio doppiamente per essere venuto e per tutte le iniziative che ha preso, anche sacrificando un po' delle ferie. Ma insomma, da parte nostra lo ringraziamo sia per l'attenzione al territorio sia per questo grande lavoro che sta facendo, che produrrà importanti frutti. Vedere un teatro così bello, davvero oltre 500 posti, con un cartellone così ricco e con delle maestranze così esigue, con dei sacrifici che mi vengono raccontati per mantenere in piedi tutta la struttura, garantire una programmazione di qualità, cercare continuamente la sensibilità degli sponsor sul territorio, la sensibilità istituzionale, ecco, è quella bella Italia che ci piace raccontare, quella Italia che è consapevole delle difficoltà che quotidianamente si incontrano, ma che senza lamentarsi più di tanto si rimbocca le maniche e cerca comunque di corrispondere a quelle che sono le potenzialità del territorio. Questa è la nostra Italia. Quando io davvero mi trovo in teatri come questi, oppure passeggio per il centro storico di Orvieto, il Duomo, il quartiere medievale, mi chiedo che cosa abbiamo fatto per meritarci tutto questo. Niente, siamo dei fortunati, siamo italiani, viviamo in un grande paese, il bel paese, però abbiamo delle responsabilità. Abbiamo ricevuto dei talenti e questi talenti devono essere messi a frutto. E dunque, quando io sento, come gentilmente fa la mia collega, dei ringraziamenti per essere qui, in realtà no, la vicinanza delle istituzioni, di un parlamentare, di un sottosegretario, di un rappresentante del governo, compiono semplicemente il loro dovere, cioè quello di portare una testimonianza, e io spero anche qualcosa di più, anche delle concretezze, perché poi ascoltare significa anche assumere in quota parte una piccola responsabilità per condividere questa scommessa culturale in una città come Orvieto, che ripeto, ha una sua naturale vocazione, deve, può vivere
deve vivere di cultura e turismo, io dico di alta gamma, di qualità. Perché poi, come discorso generale sul nostro bel paese, non abbiamo solo bisogno di crescere nei numeri. Noi abbiamo bisogno che la crescita turistica e culturale del paese sia soprattutto di qualità, oltre che di quantità, soprattutto di qualità. E qui ci sono tutte le potenzialità.